Maurizio Gasparri, Forza Italia. Allora, intanto le chiedo che idea si è fatta anche lei e aggiungo un piccolo elemento, perché qualcuno scrive, qualcuno commenta, dice anche se ci fosse tra le pieghe, no, il rischio, ovviamente chiedendo aiuto per gli stati che dovessero, no, chiedere aiuto al MES, ci fosse la possibilità di una ristrutturazione del debito, lo diceva Elena Valmerini, ci siamo spinti molto avanti adesso nella trattativa e comunque attenzione perché c'è stata una mediazione molto feroce tra gli stati. Tria nelle interviste oggi lo spiega bene, no? Cioè l'Italia comunque si è fatta sentire. E a questo punto attenzione a non tirare la corda. C'è anche questo in sottofondo, ci può essere anche questo o no? Ma il tema dei rapporti con l'Europa condiziona inevitabilmente da una quindicina d'anni in modo pesante la politica italiana. Ricordo che l'ultimo governo eletto dai cittadini, centrodestra, cadde su uno scontro con l'Europa, gli scontri tra Merkel e Sarkozy, poi Le inabissatosi, risatine famose, sì. Merkel, perché si diceva con grande intelligenza e previdenza da parte di Berlusconi, guardate, stiamo andando incontro a una fase drammatica, o rivediamo alcune regole, crescita, sviluppo, parametri, o andiamo a sbattere. L'Europa è andata a sbattere, perché oggi i movimenti antieuropei sono cresciuti. L'idea d'Europa che dovrebbe tutelare, difendere, come giustamente si invoca, nella percezione popolare non è una difesa, una garanzia, è un costo, è un'interferenza. E questo non è un bene, perché se lei pensa che gli indiani sono più di 1 miliardo, i cinesi sono 1,5 miliardi, ci fanno concorrenza, entrano nella nostra economia, una concorrenza spesso sleale, non rispettano parametri ambientali, non rispettano parametri sociali, avremmo bisogno di una fortezza europea che difendesse i nostri Certo. prodotti. Non c'è. E la percezione della La gente è che stiamo sia una roba che ci costruendo. mette divieti, regole e quant'altro. Nel merito bisogna chiarire la questione. Io poi non so se Salvini, come dicono quelli del governo, era al governo fino a qualche mese fa, sapeva, ha detto sì, poi dice no, non c'ero, non ho visto. Però vedo che Conte, le cito un dettaglio, ha Sì. mentito clamorosamente ieri, leggo qui sulla stampa, dice ah sì Salvini, io non ho l'immunità perché non sono parlamentare, lui ce l'ha e ne ha già approfittato per il caso Diciotti. Sì. Sì. Conte, che dice che è l'avvocato del popolo, dovrebbe sapere che io sono il presidente della giunta dell'immunità che se Lo ne è sappiamo, occupato. quindi. Salvini nel caso Diciotti si è avvalso di un'immunità che riguarda i membri del governo. Sì. Se un membro del governo agisce nell'ambito delle sue competenze di governo, non si butta sotto una È persona al evidente, semaforo con sì. l'automobile, può avere un'immunità. Nel caso anche Conte, al di là delle contumelie, sono tutte legate ad attività di governo. Se Conte ha firmato, sta firmando il MES, fa Cioè, un'attività di anche se non governo. è un parlamentare, ecco, La mettiamola così, legge così che ci Conte, capiamo. allora, se Conte non conosce la legge, figuriamoci se conosce il MES. E gli spiego a Conte, se ci dovesse vedere qualcuno, sta in Africa, che il giudice sono io, perché quando uno non è parlamentare ed è membro del governo, Governo, certo. l'assemblea di competenza è il Senato e quindi i membri del governo, ministri e presidente, non parlamentari. Per attività che riguardano il governo ci vuole un'autorizzazione. Quando la Procura, il Tribunale dei Ministri ha chiesto Sì, l'autorizzazione per Salvini, la stessa cosa dovrebbe avvenire per Conte. Glielo spiego sul piano procedurale. no, Uno ma è che è molto avvocato, importante ha preso questa la cattedra, ha sottolineatura. tutti gli studi, coalpa, eccetera, non sa manco le prerogative che ha. Ah, vedi, A vedi. me preoccupa se non sa il MES come non sa le sue prerogative, perché qui parliamo di una vicenda di governo, non è che si stanno insultando perché tu sei dell'Inter, io sono No, della ma certo, è Fiorentina. una cosa molto seria questa, Quindi certo. uno che non sa la Costituzione e le leggi costituzionali può firmare un trattato internazionale. E oggi Allora. glielo dichiarerò in pubblico, è un ignorante della Costituzione e delle leggi, Conte. Allora, Gasparri Ignora, si ignora. candida anche come consulente del Premier per No, questo. consulente, lo richiamo Consulente giuridico, direi, in cioè se questo uno non caso. conosce le leggi potrebbe non conoscere il MES, è un Allora, indizio di chiarissimo. incompetenza. Ci dobbiamo